Buongiorno a tutti. Oggi giro un po' più turistico. Siamo ad Amelia, siamo in particolare nel parco fluviale di Amelia. C'è un percorso molto bello da vedere. Adesso vediamo se offre degli spunti fotografici interessanti. Comunque il posto è davvero molto 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 bello. Allora, questa foto qui non è niente di particolare, la farò a mano libera, che c'è molta luce, non ha senso tirare fuori il treppiede per una foto del genere. In ogni caso, quello che sono gli elementi principali di questa foto sono fondamentalmente i livelli. Qui abbiamo un livello basso con queste piante senza foglie, un livello intermedio con le piante sempre verdi e un livello superiore con la città di Amelia e verrà fuori anche un pezzettino di cielo con quell'aereo che sta passando sopra. Quindi mi affretto a fare questa foto a mano libera e vediamo come viene. Anche questo tipo di foto c'è una gamma dinamica molto ampia, quindi un cielo molto luminoso e delle parti molto scure. In questo caso qui ho usato il bracketing automatico della fotocamera, che su 5 scatti, ma è impostabile anche in più scatti, mi varia di un terzo di stop l'esposizione. In questa maniera poi in post produzione posso unire o tutte le 5 foto o alcune di quelle diciamo così meglio esposte, per far risaltare i dettagli sia nelle luci sia nelle ombre, quindi combinare tutto in post produzione. Anche se poi alla fine in realtà ho preso un unico scatto, quello con il tempo di scatto più veloce, quindi quello più scura, e ho semplicemente tirato su tutti i toni in post produzione. Questo si può fare in particolare se si ha una buona macchina fotografica capace di catturare un'ampia gamma dinamica. Questo bracketing si può fare anche a mano libera, come ho fatto io ora, con tempi di scatto però abbastanza veloci. Se sono tempi di scatto lenti, chiaramente è necessario il treppiede. Allora, siamo arrivati al cosiddetto Lago Vecchio di Amelia. C'è questa costruzione che è molto bella. Se non ho capito male, nei periodi di piena dovrebbe esserci anche una cascata, ma forse ho capito male. Questa foto però presenta delle difficoltà. La prima difficoltà è che metà è in ombra e metà in luce, quindi anche in questo caso, per aumentare la gamma dinamica, bisogna procedere a fare più esposizioni, diciamo così, scegliendo dei tempi di scatto sia per le luci, quindi tempi di scatto più veloci, e sia per le ombre, tempi di scatto più lenti, e poi combinarli in post produzione. Però essendoci un pochettino di vento e non essendoci degli elementi di particolare interesse, a parte diciamo così la struttura e il lago in sé, adesso monterò un filtro ND, anche perché c'è un pochettino di vento, in modo tale da spianare tra virgolette l'acqua e i movimenti che fa l'acqua,
e vedere se riesce a uscire qualche riflesso. Dubito, però almeno si ha questo effetto seta sull'acqua, anche perché tutte queste ondine, diciamo così, distraggono, creano caos. Facciamo una prova e vediamo come viene. Allora, la cosa che mi piace molto dei filtri a lastra come questi rispetto a quelli circolari che vanno di moda ora perché sono un po' più portati e costano un pochettino di meno, è che con una semplice mossa io posso togliere tutto quanto il portafiltri e fare la foto senza il filtro ND davanti, senza doverlo avvitare e svitare, come ho fatto in questo caso in cui ho fatto una prima esposizione con il filtro ND per l'acqua, come avevamo detto prima, e poi una foto in bracketing per tutto il resto, con tempi di scatto più veloci anche per contrastare l'effetto del vento sulle piante. Adesso però sull'acqua il tempo con un filtro ND da 6 stop è venuto di 2 secondi. Adesso lo cambio, provo con un 10 stop e se non è sufficiente ad avere tempi più alti, sufficientemente alti, provo anche il 16 stop. Stavolta il tempo risultante è stato di 20 secondi. Beh, stavolta sono riuscito a prendere la camera in tempo prima che cadesse per terra, tra l'altro. Some say love is a winding road, carves a map through the darkest night. Some say love takes a heavy load, helps someone make the burden light, teaches you not to hold too tight. You and I come. Allora, questa immagine qui, più o meno i parametri sono gli stessi di prima, ma c'è una complicazione in più: abbiamo un soggetto in primo piano, niente di particolare, un tronco che abbiamo trovato qui, però per dare un interesse in primo piano e per completare un pochettino la foto con un interesse su ogni piano focale, come abbiamo già detto in precedenti video. E quindi farò un'esposizione mettendo a fuoco sul primo piano, un'esposizione singola, perché il tronco è già illuminato, non avrebbe senso fare più esposizioni mettendo a fuoco sul tronco. Dopodiché metterò a fuoco sul piano lontano in modo tale che appunto venga a fuoco lo sfondo, e questa, mettendo a fuoco sul piano lontano, farò delle foto con più esposizioni in modo tale da tirare fuori le ombre, e poi farò una foto, se ha senso, con il filtro ND per spianare l'acqua e vedere anche se poi alla fine verranno dei riflessi, o comunque se l'effetto sarà più piacevole di queste ondine causate dal vento. Vediamo come viene.
Allora, siamo sulla strada che va ad Amelia e c'è questo ponte che francamente non saprei come si chiama, che è costruito su una diga. Chiaramente l'acqua, il livello dell'acqua è basso e la diga fondamentalmente non c'è acqua, diciamo così, che cade sulla diga, infatti c'è questo bacino stagnante. E proverò a fare una foto a mano libera, non tanto dalla parte sinistra che non è molto interessante, ma dalla parte destra, dividendo la fotografia in due fondamentalmente. Sulla sinistra l'acqua e sulla destra invece questo bosco invernale senza foglie, con la linea di separazione che divide in diagonale la foto. Vediamo un pochettino come viene, vediamo se l'idea è un'idea buona oppure no. A seguire proverò, magari attraversando la strada, a farvi vedere come è costruito questo ponte, che è un ponte che risale al 200 addirittura e poi fu bombardato durante la guerra mondiale e parzialmente ricostruito. Cerchiamo di essere un pochettino sinceri, le immagini di questo video sono sicuramente decenti, ma non sono un granché dal punto di vista artistico. Ora, c'è un mio amico che mi vuole un sacco di bene, che mi dice sempre: ma tu non devi dire che le tue immagini o che i tuoi video sono così così, eccetera eccetera, che ha sicuramente ragione, lo dice perché mi vuole bene, ma in realtà io non devo vendere nulla, quindi quello che conta per me non è tanto il risultato finale, ma è il procedimento che porta a quel risultato ed è la crescita che uno fa in quel campo e in quello specifico hobby. Ora, è chiaro che chi lo fa per professione deve ottenere un risultato che sia vendibile, che quindi che venga messo sul mercato e che abbia un suo contenuto di livello. Per ciò che riguarda me, invece, quello che conta è il procedimento. È l'alzarsi alla mattina, lo studiare il posto in cui andare, individuare il posto, andarci, preparare l'attrezzatura, esplorare un posto nuovo che comunque, per quanto lo si sia studiato, non lo si conosce, stare in mezzo alla natura, godere dei profumi, delle sensazioni, del vento, del sole e soprattutto ricercare un'immagine che a volte si trova, a volte è banale, è un'immagine da cartolina, e altre volte uno ce l'ha e non sa di averla. Un sacco di volte io ho fatto foto che poi ho rivisto sul computer e non mi dicevano nulla, e invece poi dopo un po' di tempo, magari guardandole con occhi diversi, sono uscite fuori delle eccezionali immagini. A tal proposito, nella descrizione del video c'è anche il mio sito, dove ci sono tutte le immagini, anche quelle che ho scattato prima
di aprire questo canale. Quindi quello che voglio dire è, soprattutto per chi lo fa per hobby, ma anche per chi lo fa di mestiere, non vi fate soggiogare dal fallimento, tra virgolette, di uscire e di non riuscire a trovare delle immagini sufficientemente epiche, perché comunque è una crescita. Anche il non fare scatti particolarmente affascinanti, ed è una crescita anche dal punto di vista artistico, quello di tirare fuori un senso anche da quelle immagini che ce l'hanno un po' più nascosto. E poi se è un senso che vedete solo voi, non è un problema, perché appunto secondo me ogni procedimento artistico deve prima soddisfare chi lo fa, e poi se qualcuno riesce a vedere in quella creazione un qualcosa di se stesso, ben venga. Quindi quello che voglio dire ora è che questa è stata un'uscita non delle più stimolanti, ce ne saranno sicuramente molte molte altre, ma a me è comunque piaciuta l'esperienza di andare, di fare il video, di post produrre le immagini, e non ho nessun problema nel dire che non sono le mie immagini migliori. Comunque, spero che il video vi sia piaciuto. Se vi piace quello che faccio, mettete un like, iscrivetevi al canale e ci vediamo la prossima volta.